Salve a tutti amici di Tech Different, eccoci qua con la nostra recensione di LG G6. Bene, andiamo a vedere più in dettaglio il dispositivo. Troviamo questo luminosissimo e coloratissimo display in 18 noni da 5,7 pollici con risoluzione QHD, ovvero 2880x1440, un 2K si può dire come risoluzione, quindi decisamente ottima. Gli angoli sono stati arrotondati per fornire appunto un'esperienza visiva migliore ai propri utenti. In più c'è lo spazio, un leggero spazio come vedete tra il display e la cornice esterna su entrambi i lati più lunghi, e è stato ridotto ovviamente lo spazio dedicato solamente al logo nonché alla fotocamera anteriore che è da 5 megapixel con un grandangolo a 100 gradi, quindi ottimo per i selfie. La registrazione per quanto riguarda la fotocamera anteriore è in Full HD, molto valida. Abbiamo la cassa audio per le chiamate. Nella parte inferiore abbiamo lo stemma LG, logicamente. Poi andiamo a vedere nella parte inferiore la cassa audio generica, molto performante, ottima per quanto riguarda sia la musica che per vedere video, quindi decisamente buona. Poi, per quanto riguarda il connettore, è un USB di tipo C che permette la ricarica veloce. E poi abbiamo il microfono. Sul lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume. Sul lato superiore invece abbiamo il jack per le cuffie o auricolari ed il microfono per la registrazione di video. E sul lato destro infine abbiamo lo slot per la nano SIM e la micro SD. Micro SD che può avere una capienza massima di 2 terabyte, quindi massima espansione della memoria. Sul lato posteriore poi andiamo a vedere la doppia fotocamera, 13 megapixel per entrambe le fotocamere, di cui una ha un grandangolo a 125 gradi e l'altra a 71 gradi. Abbiamo il doppio flash LED, il tasto di accensione e spegnimento che ha anche il sensore per impronte digitali, e poi abbiamo il logo LG. La parte posteriore è ricoperta da un Gorilla Glass 5, quindi molto resistente ai graffi e anche agli urti. La cornice è completamente in metallo e garantisce un'ottima presa del dispositivo e non scivola affatto. Abbiamo il display che è un always on, che quindi appunto ci permette di tenere sott'occhio l'orario ma anche le notifiche che ci arrivano. Supporta logicamente il display il doppio tocco per l'attivazione, vedete. Logicamente possiamo impostare un PIN, una password oppure impostare il sensore per impronte digitali per una maggior privacy. Per quanto riguarda il processore, Snapdragon 821 a 2,3 GHz con 4 GB di RAM. Qui LG non ha voluto rischiare su riscaldamenti, ha voluto andare sul sicuro fornendo ai propri utenti un processore performante con 4 GB di RAM che non si surriscalda. Infatti io non sono quasi mai riuscito a farlo surriscaldare, mi sono dovuto impegnare per farlo surriscaldare, ovvero attivando i 4G LTE e vedendo video su YouTube, giocando a fondo, tenendo acceso tanto tempo il display. Allora sì che si surriscalda un pochettino, ma nella norma nessun surriscaldamento eccessivo. Per quanto riguarda invece la batteria, 3300 mAh incorporata, che ha un'ottima durata, ricopre tranquillamente una giornata lavorativa, tranquillo, e con un utilizzo medio si arriva anche a un giorno e mezzo circa, o va da sé che se attivate il risparmio energetico si arriva anche a 2 giorni di utilizzo. Android 7.0 preinstallato, nessuna personalizzazione salvo per qualche ritocco grafico alle icone, eccole qua, le possiamo vedere, e ovviamente alle impostazioni che LG ci ha insegnato, sempre ad averle suddivise in quattro: reti, suono e notifica per le notifiche e i suoni,
display, per personalizzare il display abbiamo anche dei temi preinstallati, ne abbiamo 5, quello di default è il primo che trovate, poi potete ovviamente scaricarne degli altri, ed infine generali, che ci permette anche di tenere sotto controllo l'archiviazione e le info sul telefono, che ci permettono di vedere le informazioni sul software che, come vedete, Android 7.0. Patch di sicurezza 1 marzo 2017. Passiamo ora alle altre applicazioni, cartella Google, cartella essenziali con la rubrica Quick Memo Plus, calendario, LG Health, calcolatrice, mail, registratore audio e radio FM, gestione, cestino delle applicazioni, file manager, smart doctor, mobile LG Mobile Switch, che ci permette di passare i dati da un dispositivo al nuovo G6, quindi tranquillamente senza passare da un computer, LG Friends e la cartella download. Smart Doctor ci permette di ottimizzare il nostro dispositivo, andiamo a fare un'ottimizzazione rapida, vedete che parte questa grafica che va a eliminare i file temporanei e la memoria, va a ripristinare la memoria RAM utilizzata dalle app inutilizzate logicamente, perché resta sempre la cache da eliminare. L'ottimizzazione è stata fatta, ecco qua, e vedete che abbiamo ottimizzato il nostro telefono. Possiamo tenere sott'occhio anche l'utilizzo della batteria, il risparmio energetico, possiamo eseguire il test hardware oppure la diagnosi per vedere se c'è qualche problema nel dispositivo. Molto bella questa feature. Abbiamo poi una nuovissima applicazione, fotocamera quadrata, che però vi recensirò insieme alla recensione completa delle fotocamere. Fotocamere che puntano tantissimo sul grandangolo, come le specifiche ovviamente che vi ho elencato in apertura. Davvero ottime le foto, registrazione massima per quanto riguarda la fotocamera posteriore è in 4K oppure in Full HD a 60 fps, quindi davvero eccezionale. Vi rimando logicamente alla nostra recensione scritta sul sito per vedere un attimino più in dettaglio magari anche gli screenshot delle varie impostazioni e altre piccolezze, e anche magari qualche fotografia che vi ho inserito nell'articolo per darvi un'anteprima della recensione che poi farò in seguito, approfondita, delle fotocamere. Quindi un dispositivo che si è comportato davvero molto molto bene nelle nostre mani, nei nostri test. Vi ricordo che pesa circa 163 grammi, quindi neanche tanto pesante, sta molto molto bene in mano, un'ottima presa come ho detto prima, molto resistente per la cornice in metallo nonché per il Gorilla Glass sul posteriore, è waterproof, quindi cosa significa? Se vi cade in acqua potete toglierlo, lo asciugate e è come prima. Infatti, per farvi un esempio, mi è capitato che è caduto un bicchiere d'acqua sul telefono inavvertitamente e l'ho asciugato senza nessuna preoccupazione, tutto a posto. Quindi LG G6 che si ripropone finalmente come un top gamma che vuole fare concorrenza ai rispettivi competitor, ad un prezzo di 749 euro, quindi ad un prezzo inferiore rispetto all'S8 e l'S8 Plus che abbiamo visto la recensione, soprattutto dell'S8 Plus di qualche giorno fa. E ha una memoria interna 32 GB espandibile, come vi ho detto, fino a 2 TB. Ottimo lavoro da parte di LG, dispositivo come vi ho detto è davvero da tenere in considerazione, soprattutto in virtù del fatto che lo si trova anche online a prezzi inferiori, quindi tenetelo sott'occhio perché è davvero ottimo come dispositivo, sia dal lato hardware, software e soprattutto fotocamere, davvero molto molto valido. Bene, io direi che posso concludere qua con la recensione. Vi ringrazio per averci seguito, vi rimando al nostro prossimo video e anche alla nostra recensione scritta. Grazie ancora, buona giornata.